Antonino, dicevi? Buonasera, iniziamo con un piccolo entrare, benvenuto. L'ostrica virtuale, che in realtà dicevo, un cubo di anguria con bottarga di tonno e mandorle tostate. Wow! Nel bicchiere invece abbiamo messo una scorzetta di limone che serve da accompagnare a questo. A questo? Mascherina. Che sarebbe? Cos'è? E allora, siamo nella zona di Trapani, cantina Mastro di Baglio, Grillo come vitigno. È un vino super, diciamo, nella categoria naturale. Sì. Ha questi lieviti all'interno, fa fermentazione in bottiglia, quindi prima di aprirla la agitiamo. Quindi biologico? Sì, siamo assolutamente biologico, naturale, quasi un po' d'uva. Sì. Dicevo, fa fermentazione in bottiglia, quindi lo rende frizzante in modo naturale. Merci. Assaggiamo. Questo piatto? Sapore di mare, sapore di sale. Non ci sta prendendo in giro. Ah, comunque la nostra tartare di cerni avvolta nell'avocado, sopra del salernitano delle Hawaii, ad accompagnare pure di mela verde. Comunque gli abbinamenti sono fatti. Sì. Allora, i gamberi vanitosi. Quindi sono i tuoi, amore. Sono i miei. Perché hanno i loro profumi. I loro profumi, questo che è carini. E questo è gin. No, quindi potete scegliere se mangiarvi così al naturale o spruzzare come un vero e proprio profumo sul gambero. Grappa. Che ci facciamo? Grappa o gin? Che ti dai? Gin, amore, gin. Gin? Tu che mi consigli? Gin è un po' più delicato. Ah, ok, grazie. Provo la grappa. Il gambero vanitoso, aspetta. Il gambero vanitoso. Il mio gambero proprio. Sì. Vado. Gamberi, la ghiotta. Ghiotta, esatto, in crosta di sfoglia. L'idea di questo piatto nasce un po' dalla colazione dei pescatori, no? Quindi la zuppetta col pane raffermo. Abbiamo creato questo piatto. Consigliamo col coltello di incidere la sfoglia. Fai un cuore, amore, visto che non sono anniversario. Vabbè, il cuore, amore, non sono un chirurgo. Noi consigliamo di fare una X in modo tale da aprire. Beh, però scusa, il mio anniversario, il nostro anniversario potrebbe fare un cuore. Faccio una X. Per aprire. Dato che mangiare bene è cultura, come si chiama questo piatto? E allora, questo piatto si chiama Etusa, è l'antico nome di Linosa, l'altra isola delle Pelagie. Sì. Che ne siamo stati a poco, tra l'altro. Ringrazio il Barone Rosso. Quindi... Barone Rosso, ciao. Sì, conosci il Barone Rosso? Lo conosci, veramente? Ci conosciamo tutti. Da Cicerone. Beh, quello è conosciuto in tutto il mondo. Diciamo l'isola vulcanica, quindi pietra nera, colori scuri, che abbiamo un po' abbinato al piatto. Lavico. Per sé è un filetto di San Pietro, panato con pan grattato al nero di secco, accompagnato da purè di patate, olive e pomodorini confiti. E noi non mangiamo nulla, vai. Come sempre. Utilizza la stessa tecnica del pittore, quindi tecnica della bianca, quindi ricotta, e poi gocciolando così con i vari colori, come Pollock faceva con la pelle colori. Beh, l'hai studiato bene. Grazie. Volevo spiegare che cos'era, scusami. Allora, qua io ho tutti i cioccolatini vari, a rum. Sì. Invece tu hai la cassata stile Pollock, perché Gualtiero Martello. La storia della Madonnina, amore. Allora, un giornalista si è sentito male mentre faceva l'immersione, praticamente poi si è salvato miracolosamente e in segno di riconoscenza ha messo in mare questa Madonna di bronzo, che adesso è diventata una delle principali attrazioni dell'isola, quindi lì sono la Madonna. Stavo pensando che Paolo dovrebbe... Fatti smettere di dire stupidaggini.